Il senatore Altero Matteoli, presidente della Fondazione della Libertà, è arrivato all'Elba per partecipare al convegno dal titolo Presente e futuro delle isole di Toscana. Al porto, ad accogliere Matteoli e gli altri relatori, c'era il primo cittadino di Capoliveri, Ruggero Barbetti. Abbiamo chiesto al senatore Matteoli quali siano le infrastrutture che servono per lo sviluppo dell'isola. Il waterfront è sicuramente una di queste, l'aeroporto va potenziato, ora è chiuso per troppi mesi l'anno, ma ritengo anche che sia difficile tenerlo aperto per tutti i 12 mesi dell'anno, però bisogna trovare quei finanziamenti necessari per allungare il periodo il più possibile, potenziarlo. L'isola è bella così, c'è un mare stupendo, un mare veramente qualsiasi cala noi andiamo a visitare è bella, quindi se realizzare grandi infrastrutture all'interno dell'isola non dobbiamo danneggiare questo aspetto. C'è una cultura ambientalista cresciuta in questo, una coscienza ambientale molto cresciuta da parte dei cittadini, però dobbiamo considerare che un'area protetta deve essere messa a disposizione dei cittadini e deve poter anche rendere da un punto di vista economico, perché non può essere soltanto un costo.